Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 50 sfumature di sport. Abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Colnago, giornalista di Eurosport. Ciao Andrea, benvenuta, è un piacere ritrovarti. Andrea, grazie come sempre dell'invito. È sempre veramente un gran piacere. Andrea, si sono concluse le semifinali di playoff di LBA e la finale, potremmo dire, è quella che tutti un po' forse si aspettavano. Bologna, Sponda Virtus e Olimpia Milano hanno chiuso la pratica. Allora parto proprio da qui, è la finale più attesa. Credo di sì, nel senso che credo che sia la finale delle due squadre più complete e più forti di questo campionato, indipendentemente, no? Poi da come effettivamente è andata la stagione regolare. Sono quelle più attrezzate, sono quelle che hanno in mano i più grandi campioni all'interno di questo campionato, perciò credo che realmente sia quella che tutti si aspettavano e quella che forse che alla conclusione è realmente, no, quella forse più giusta, se non altro per i tipi di roster che la squadra aveva. Milano ha chiuso 3-0 la serie contro Venezia in una partita che dopo la pausa di metà gara sembrava già segnata. Invece nell'ultimo minuto il forcing dei padroni di casa li ha portati ad arrivare almeno 6. Venezia poteva fare qualcosina in più oppure la compagine allenata da Messina era oggettivamente troppo forte? Allora, Milano è una squadra fortissima, questo lo sappiamo, anche perché sennò non sarebbe terza in Europa. Credo che Venezia, dalla sua, abbia il fatto che è una squadra che gioca insieme da molto tempo, che era ben allenata, che è in grado di vincere perché è più o meno la stessa squadra che poi ha vinto lo scudetto 2 anni fa. C'è da dire che è arrivata molto stanca e un po' colpita da qualche acciacco, qualche infortunio che forse non è riuscita a colmare al massimo. È arrivata molto, molto stanca, molto provata. Non credo che avesse molto altro da dare se non quello che ha provato a dare fino all'ultimo, l'abbiamo visto. Effettivamente nel campo di casa Venezia è in grado di fare molto bene, quindi forse gara 3 avrebbe voluto quantomeno portarla a casa e ti dico, e questo è un giudizio così, magari personale, non oggettivo, forse se lo sarebbe anche meritato, nel senso, visto l'andamento del campionato. Però oggettivamente tra le due squadre c'è una grossa differenza. Brindisi invece ha disputato davvero una gran partita alla Segafredo Arena, ha provato a dare il tutto per tutto, ma alla fine un po' la difesa dei Felsini e la classe di, permettimi di dire, un mostro come Teodosic che ha firmato 29 punti, ha dato il punto decisivo alla formazione emiliana. Qual è stata la chiave della gara? La chiave della gara è Teodosic, nel senso che lui ha una capacità, lui è un giocatore straordinario, un giocatore incredibile nell'essere capace di segnare 30 punti senza essere l'assoluto protagonista. Mi spiego, lui è assolutamente in grado di segnare 30 punti, non te ne rendi conto perché nell'esatto momento fa segnare altrettanto la sua squadra. È un giocatore che mette in ritmo tutti i giocatori, i suoi compagni. È un giocatore che appunto segna 20-30 punti, ma fa 10 assist, perciò vuol dire che ha fatto segnare altrettante persone oltre a lui. Quindi è completo ed è un giocatore straordinario. E poi effettivamente intorno a lui ci sono giocatori incredibili, ben allenati come un allenatore come Djordjevic. Credo che sia stato questo, sia la completezza di un roster, la capacità di primeggiare senza necessariamente essere egoisti, diciamo così. Che cosa è mancato ai pugliesi per riuscire ad allungare la serie? Credo, allora, intanto probabilmente giocare gara 3, che è quella decisiva, su un campo che non è il tuo, è ancora più difficile. Se poi il campo è quello della Virtus, con anche i tifosi della Virtus, è doppiamente più difficile. Quindi credo che forse sia mancato un po' il momento, la situazione, no? È
è difficile perché quando sei sotto e se non giochi in casa è ancora più difficile, probabilmente un pochettino più di lucidità, soprattutto no, in fondo, perché poi alla fine la partita si è giocata in fondo. Credo che quando hai a che fare con un Teodosic in questo modo fai davvero molta fatica a fare qualsiasi cosa. Adesso l'ultimo atto della stagione. Io ti chiedo questo, parto da questa riflessione. Bologna ha avuto l'opportunità di lavorare durante la pausa per le Final Four di Eurolega. Milano ha messo qualche partita in più nelle gambe. Da questo punto di vista, chi potrà godere dei maggiori vantaggi? Chi si è allenato o chi ha giocato partite di alto livello? Tutte e due, ma in realtà forse quello che Milano si porta più a casa e che forse le dà un po' più di vantaggio nell'affrontare questa serie è non tanto l'aspetto fisico, tecnico, tattico, ma è l'aspetto mentale. Aveva negli ultimi anni ha accumulato una serie di problematiche proprio psicologiche nel non riuscire a vincere quanto avrebbe dovuto o potuto. Credo che arriva dopo l'esperienza europea con molta più consapevolezza di quanto questa squadra è realmente in grado di dare. Questo non significa che non incontrerà difficoltà, perché la Virtus è una squadra complicatissima, però credo che Milano, non tanto dal punto di vista fisico, ma proprio dal punto di vista psicologico, sia molto più sul pezzo nell'affrontare sfide del genere. Dall'altro c'è una Virtus che sicuramente si è preparata moltissimo per affrontare, credo che nell'allenarsi si fosse già proiettata nel dover sfidare una squadra come Milano, quindi sicuramente avrà preparato la partita a dovere. E credo che cioè, sicuramente proverà il tutto e per tutto. Quindi l'allenamento serve, serve però anche l'approccio psicologico alla sfida. Quali saranno i fattori che faranno la differenza in questa serie? Come sempre, in tutte le finali faranno la differenza i dettagli. Servirà da una parte la Virtus cercare di contenere al massimo la parte offensiva di Milano, ma viceversa anche, perché non è che la Virtus scherza in quanto a attacco. Potenza di fuoco. Esatto. Milano dovrà stare molto attenta alla difesa della Virtus, perché la difesa della Virtus è davvero molto molto ostica, perciò credo che si giocheranno un po' su questi piani. È chiaro che ci sono in campo i protagonisti che tutti ci aspettiamo e che tutti ci aspettavamo forse all'inizio, perciò credo che farà la differenza davvero molto i dettagli, le singole letture dei singoli giochi. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. I campioni, potremmo dire, pululano su tutti e due i fronti. Proviamo a individuare i due maggiori indiziati per il premio di MVP delle finali, uno per fronte. Allora, ti dico, sono banale in casa Virtus e ti dico Teodosic. Di là è più difficile, ti potrei dire. Ah, vado banale anche qui e ti dico Rodriguez. E allora io provo a fare l'ultimissima battuta con una piccola provocazione. Dopo i potenziali MVP, io ti chiedo anche i possibili X Factor, intendo i giocatori che magari nel silenzio, il gregario di turno, anche se qui con queste due squadre è difficile parlare di gregari, però sai, quel giocatore che a sorpresa potrebbe sbucare anche dalla panchina ed essere un fattore decisivo. Uno per fronte. Ok, allora, ti dico in casa Virtus, non perché sicuramente sarà uno dei massimi giocatori, ma credo che in questa stagione abbia fatto davvero vedere moltissimo e che in alcune partite sia stata decisiva, ti dico Paiola. Ok. Milano è più difficile. Milano è più difficile, ti dico. Ti dico anche qui un italiano, ti dico Moraschini.
Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio come sempre Andrea Colnago per essere stata insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Andrea, alla prossima. Ciao Andrea, come sempre i miei pronostici forse non saranno azzeccati, ma alla prossima.